Io so che tu detesti le interviste, sì, perciò ti ho invitato nello spazio intervista, volevo sapere se non sei contenta. Non so, questo è conferma del fatto di quanto tu sia delizioso nei miei riguardi. Non è che odio le interviste, diciamo che spesso non mi sento all'altezza delle domande, ma sicuramente tu mi farai cambiare questa idea. Questa sera invece ti confermerò in questo. Ma cosa ridete? Con i comici il problema è che aprono bocca e tutti ridono. No, non è vero. No, perché poi le interviste di solito scomodano l'emotività, le idee, le parole, le opere, le opinioni, quindi magari uno non è all'altezza di ciò che uno si aspetta, no? Io guarda, mi aspetto qualunque cosa da te, quindi sarai sicuramente all'altezza. Noi di solito, Geppi, facciamo domande all'ospite che siano in grado di suscitare dei sentimenti. Ora, tu notoriamente non hai sentimenti, quindi cercheremo di sollecitare i tuoi umori, anche perché sei in tournée. Vedi che stai cominciando malissimo, no, secondo te io sono una donna senza sentimenti? No, sei una donna che ha dei sentimenti talmente alti che si incrociano con i suoi umori. E fammi finire, perché so per farti un complimento, è in tournée con uno spettacolo che io ho visto e vi assicuro incredibilmente bellissimo e lei è di una bravura... No, ma mi stai mettendo a mio agio. Sono quelle cose che succedono, sono quelle cose che capitano. Lei mette in scena quattro martedì di una donna alle prese, diciamo, con gli umori del ciclo e racconta quindi le stesse, ripeto... Con le peculiarità, diciamo. Le peculiarità del ciclo. Quindi noi vogliamo... Questa del ciclo mensile, naturalmente. L'ho chiamato mensile. Molto corretto. Qua finisce in rissa prima ancora di cominciare, Massimo. Ho detto mensile. Sì, vai. Che devo dire, trimestrale. Ora, la prima umore che vorremmo suscitare in te, oltre a quello sguardo omicida, è la tenerezza. Non so se possiamo mostrare una foto che dovrebbe suscitare persino in te tenerezza. Intanto che arriva, ti volevo dire... guardatela, è lei. È stata bambina. Anche Geppi è stata bambina, sono quello. Una bambina snella, carina, con un intimo inattaccabile, con delle ginocchia alla zuava, che poi ho voluto mantenere nel corso degli anni per coerenza fisica. Invece quelle sono le bellissime gambe di mia madre. Ti faccio tenerezza, no, veramente sembra che mi sia mangiata... Sei bella, sei dolce. So che tu odi gli incipit, per cui abbiamo deciso questa sera di cominciare subito con un incipit. Mi racconti la tua prima prova d'attrice, quando hai impersonato la cugina della pastorella di Lourdes, di Bernadette all'asilo. Allora, sì, chiariamo anche a livello cronostorico che ero all'asilo, qui avevo 4 anni ed ero l'unica bambina così piccola sul palco e ho avuto un ruolo, era un cameo, diciamo, non era un ruolo primario. Avevo soltanto una battuta, io ho studiato dalle figlie di Maria Ausiliatrice, andavo in giro nel pulmino, ho scritto figlie di Maria Ausiliatrice nella fiancata, che sono cose che segnano comunque la tua... Oggi è l'Immacolata Concezione, cioè cerca di darti un tono, ecco, sì. Vabbè, mi sembra no. Ambire, diciamo, alla Madonna, mi sembra un progetto che ho abbandonato diversi anni fa. Però, e quindi che succede? E lì succede che vengo insignita di questo ruolo meraviglioso, dove avevo soltanto una battuta da dire, tra l'altro nel momento topico, quello dell'apparizione, e dovevo dire Bernadette c'è la Madonna. E invece dissi Madonna c'è Bernadette. E quindi... È cominciata la tua prima interiezione. Ora ti vorrei suscitare un po' di nervosismo, che non è difficile. Guarda, hai già cominciato, te lo segnalo. Nel tuo spettacolo affronti il tabù, quello appunto del ciclo. Quando si dice arrivano le tue cose e da un lato sai che non sei incinta, ma dall'altro ti cominci anche a dire ma in fondo questo fatto che mi è appena successo è come un post-it mensile che mi ricorda che potrei fare un figlio, ma con chi? Con il partner che sta sbadigliando davanti al televisore accanto a me o con il panettiere da cui tutte le mattine compro la baguette che mi fa l'occhiolino? Ecco, fra questi due soggetti, quale sceglieresti? Stai parlando del tuo di panettiere, evidentemente. Il tuo non... No, io la mia è femmina. Allora, innanzitutto questo spettacolo ho scritto da Mattia Torre, sì, che è un mio amico, ma non è per questo che l'ha scritto, perché è un autore meraviglioso. E ha dimostrato nella sua vita che qualsiasi tema lui tocchi lo fa in un modo solo speciale e solo leggero, suo. Leggero, delicato. Questo spettacolo, la cui protagonista sono io, ma in realtà non sono io, o forse sono molto più io di altre cose che ho fatto, perché Mattia l'ha scritto veramente per me e conoscendo i miei, i miei sobbalzi emotivi e interiori. Però questo spettacolo ha come protagonista una donna che ha una vita molto diversa dalla mia.
mia, ha un, per esempio, ha un marito, ha dei figli. Certo. Lo spettacolo racconta il ciclo nella sua complessità, nelle sue peculiarità. Sono quattro martedì. Sono quattro... L'ho detto io tutte queste cose, ma va bene. Sì, ma io le sto dicendo in ordine alfabetico. Sì, certo. Ma non hai ancora detto chi scegli fra quello che, fra il fidanzato che dorme davanti al televisore. Allora, innanzitutto, io, guarda, tu evidentemente non conosci chi mi frequenta perché dorme pochissimo. Cosa stai dicendo? Perché non te, perché io faccio addormentare se non nelle ore giuste. Cioè, dormire davanti al televisore dove, guardando la nostra intervista. Il compito di una donna è dare dei motivi per rimanere sveglio. Quindi. Prendete appunti. Il prossimo umore è la paura. Voglio suscitare la tua paura. Tu hai condotto per un pugno di libri e sei una grande fan di Stephen King. È vero che dormi con la luce accesa perché hai paura così dei personaggi dei suoi romanzi? Io dormo con la luce accesa perché ho paura del buio, ho paura del nero e quindi sì, dormo sempre con la luce accesa, non dormo mai con un armadio aperto, questo perché ho letto un suo romanzo nell'età in cui mi sono formata. Sì, ho paura, guardo i film dell'orrore perché in realtà mi piace avere paura. Perché quando... Con l'armadio aperto cosa può succedere? Perché di solito si chiudono gli armadi. No? Infatti io li chiudo e poi vado a letto. Però ho sempre paura... Perché sono gli scheletri dagli armadi, no? Stai parlando di te, evidentemente. No, dormo con l'armadio. No, no, un racconto di Stephen King, dall'armadio usciva gente che non invitata, che non ci avevo messo dentro io. Si sta spaventando perfino adesso. Quindi, io siccome ho paura che dall'armadio ci siano delle azioni che non governo, io voglio dormire con le ante dell'armadio. Le chiave? Le chiave dell'armadio c'erano nell'Ottocento, ce l'aveva Virginia Woolf. Io ho degli armadi con le ante senza. Ma quindi se c'è qualcuno dentro esce lo stesso, anche se tu chiudi. Ma chi ce l'ha messo questo qualcuno? E non lo so, ma se tu chiudi l'armadio. Vabbè. Comunque non c'è nessuno nel mio armadio. Sì, io ho paura del buio e della notte. Benissimo. Invece con Giorgio Lauro conduci tutti i giorni Un giorno da pecora, che è un programma su Radio 1 che misura, diciamo, l'umore del paese. Proprio ieri, Geppi, il Censis, l'avrai letto, ha detto che ci siamo incattiviti e ha coniato questa nuova espressione sovranismo psichico. Ecco, tu hai capito di che cosa si tratta? Cioè, cos'è? Che ci piacciono i cattivi o che siamo diventati cattivi? Ma forse che la preoccupazione, la paura dell'oggi e del domani ha incattivito qualcuno. Questo è innegabile che sia successo e stia succedendo. Ma a te sembra che la gente in generale, anche il tuo personaggio in alcuni momenti... A me devo dire che tutte le frasi che iniziano con la gente e gli altri fanno sempre un po' paura, perché ci sono delle persone tra la gente e delle altre tra la gente. Se cominciamo a essere ognuno responsabile di ciò che si dice e fa, io penso che il popolo sia meglio del populismo. Questo invece per suscitare eccitazione. Quindi abbandoni lo studio? Sì. Puoi rimanere. Allora, parliamo di sesso. Sì, un argomento che io proprio prediligo. Ecco. Ho parlato spesso, ho fatto un musical. Allora, mi dicono che tu una volta impazzivi per Dean Martin e Jerry Lewis. È vero, è tutto poi vero. Poi per Bud Spencer e Teresina. Esatto. Quindi ti piace l'uomo impegnato? Mi piace l'uomo che ha dentro tanta gente. Ah. Infatti là, per altro abbinarsi a quelle che ho dentro io. Infatti siamo in un sacco di solito. Mi piacevano Jerry Lewis e Dean Martin perché Dean Martin era figo e Jerry Lewis era divertente. In realtà il mio uomo ideale era una commistione tra i due. Perché... E Bud Spencer e Terence Hill? Pure. Uno era simpatico e divertente e ti dava sicurezza, l'altro era affascinante. L'hai notato? Sì, Bud Spencer. Sì. Bud Spencer. Facciamo ora un quiz, uno di quelli che tu hai fatto tante volte da noi, per farti scegliere, in un gioco delle coppie, un ipotetico partner. Possiamo vedere i primi chi due. Chi li ha scelti? I miei autori. No, io prendo subito, sono un uomo coraggioso, prendo le distanze, non c'entro niente con queste scelte. Claudio Bisio e Checco Zalone. Ma per fare cosa? Per fare cosa? No, scusa, per fare cosa? Una per notte una cena? No, una notte, di immagino, una appassionata notte insieme. No, allora... Ma no, questi sono entrambi, sono uomini che io ammiro vestiti e li voglio bene vestiti entrambi, abbiamo lavorato insieme con entrambi e quindi li inviterei entrambi. No, c'era. Così sembrano no, un trisom, no, no, va mi bene, sto complicando la vita. Bene, andiamo, passiamo alle prossime foto. Gattuso o Mourinho? No, io non saprei di cosa parlare. Beh. Io e loro... Mourinho ti dice zero titoli, sai, cioè,
No, io tifo per il Cagliari naturalmente, però con loro immagino che tu debba sapere parlare di modulare italiana, queste robe così. Credo, quello lo fanno già sul lavoro, immagino che nella vita privata avranno altri interessi. Guarda questi altri due. Ma non mi fai scegliere, l'hai notato che il gioco che devo scegliere. Scegli pure chi vuoi dei due, qui siamo già passati santissimo. Agli altri. Ecco, infatti hai visto, torniamo a quelli prima, perché questi la spaventano. Allora, Gattuso o Mourinho? Ma facciamo, anche se Mourinho ha messo così ad anfora etrusca, ha perso ogni sensibilità, questa foto che avete messo, scegliamo Mourinho, ma sempre... Ma sempre senza... Per una cena, facciamo sempre per una cena. Ma manco Mourinho, dico. Ecco invece i due vicepresidenti del Consiglio. Sì. Allora, ecco. Io veramente... Fai una scelta di campo. Non per il sesso, sia chiaro, sì. Perché io non me la sentirei. e secondo me neanche loro, per ragioni diverse, devo dire. Proverei ad andare a cena con Salvini per fargli delle domande. Che lui ti fa gli spaghetti al ragù, lo sai che è diventata... No, per parlare. E che domanda gli faresti? Quando fissiamo questa cena ti faccio sapere cosa gli chiedo. Parlavo da cittadina. Da cittadina, va bene. Infine questa, che forse è la scelta più delicata, fra Toninelli e il cartonato di Toninelli, che è stato esibito l'altro giorno in una manifestazione della CGIL. Beh, il fascino qua si pareggia in qualche modo, però sarebbe offensivo uscire con un cartonato, quindi uscirei col parrucchiere di Toninelli. Quindi alla fine il gioco lo ha vinto il parrucchiere di Toninelli. Domanda per suscitare ipertensione. Allora, l'ipertensione è una malattia, scusa. Lo so, io non... Esatto. Cioè, allora, alla Scala, no? L'Attila, sì, di Livermore, è stato un successo. A sorpresa, il Presidente della Repubblica ha ricevuto una standing ovation. Anch'io ero l'applaudire. Facciamo un applauso. In piedi, anch'io. Ecco, ma perché? Perché secondo te, cioè, stiamo dicendo un minuto fa, no? Che la gente è incattivita, che non crede più nelle autorità, nelle istituzioni. Come mai invece davanti a Mattarella è partito questo applauso? Perché secondo me lui, rispetto ad altri politici, ad altri ruoli istituzionali, ha una caratteristica che ad altri manca. Lui è amato, lui la gente vuole bene. Secondo me era un applauso di affetto, di rispetto. Perché è mite, ha un aspetto... Perché è una persona mite, perché mantiene le distanze dalle cose senza tirarsene fuori. E secondo me la sua eleganza, anche solo espositiva, oltre che una mitezza che non corrisponde a debolezza, è una cosa che ce ne vorrebbe un po' di più.